C'è un gruppo di ragazzi nella mia città, 0775. Senti qua, lo sport nazionale che diventa mondiale, quindi scendi in campo. Siamo con uno sconsolato Gianluca Martini che purtroppo a parità di punti perde per la classifica fair play per un solo cartellino ed è costretto, so anche di chi è la colpa. È costretto a giocarsi il girone tanti delle auguri, terze. Tanti auguri a te. Grazie. Tanto il dirigente del Portogallo, fa gli auguri, un in bocca al lupo ai ragazzi dell'Uruguay. Faccio un commento su quello che è successo oggi, l'abbiamo visto fare una grande prestazione che purtroppo non è bastata. Ma abbiamo fatto purtroppo, vabbè, oggi abbiamo fatto una buona prestazione, però il mondiale l'abbiamo perso prima. Peccato, perché a parità di punti usciamo, secondo me potevamo passare benissimo, abbiamo perso la prima per un gol alla fine, la seconda l'abbiamo persa, stavamo 5-1 al primo tempo, quindi. Però vabbè, questo è il calcio, so tanto che la colpa è di Danilo Bedani che nei 8 minuti di presenza delle tre partite ha preso un cartellino giallo e quindi forse ci fa uscire dal torneo. Non ti hanno portato bene i colori bianco-celesti che porta. Sicuramente non era proprio mia gioia giocare con questi colori, però mi sono ormai legato all'Uruguay che ti farò anche nei mondiali reali. E va bene, allora. E comunque volevo salutare la mia gente di Montevideo. E facciamo un saluto pure a tutta Ceprano, però. Un saluto a tutta Ceprano. Che se lo merita. Siamo tenuto alta la bandiera comunque. Due squadre di Ceprano, tutte e due fuori. Non via niente. Non sono amici, ma era poca roba. E niente. Vabbè, il proposito è quello di tornare l'anno prossimo, sì, più attrezzati, ma per più agguerriti per vincere. Siamo con Simone Spicarelli, bomber dell'Uruguay, oggi una grande prestazione, tanti gol, però non sono bastati per passare il turno. È vero, è vero. Cioè, è andato male questo torneo, lo continuiamo a dire dalla prima partita. C'è le molte assenze di Ermanno, di Massimino che non sono mai venuti alle partite, ci potevano aiutare e sicuramente il turno lo passavamo. E vabbè, è andato così, ci siamo divertiti. E adesso vi rifate nel girone delle terze, provate a vincere quello, almeno una cena ce l'andiamo a fare. Sta cena, ci proviamo. E comunque, va bene. È stata una bella cosa. Sicuramente uno sempre dei migliori in campo per l'Uruguay, lottato fino alla fine, tu non ti puoi rimproverare niente, ti rimproverà no, qualcosa a quelli che non sono venuti a questo punto. No, va bene, alla fine quando si perde. Oppure al cartellino di Bedani. Al cartellino di Bedani, sì, c'è ragione, quindi la prossima volta Bedani non viene a fare. Escluso da qualsiasi. Sì, lo scopo di far sognare i nostri tifosi, ci abbiamo messo tutta fino alla fine. Infatti, come avete potuto vedere, abbiamo giocato fino alla fine anche con un netto svantaggio. Siamo stati un po' sfortunati, dall'urna ci ha un po' penalizzato, penso che potevamo arrivare terzi a qualche altro girone perché questo è vero. Le doti ci sono, ci vuole solo un po' di intesa e forse un po' più di piglio dell'allenatore in panchina. Ringrazio tutti i tifosi che ci sono stati sempre vicini nel corso del torneo, un saluto anche al mio amico il bomber Ambrifi. Alla prossima, ci rifaremo prima dalle qualificazioni il prossimo anno e poi cercheremo di dire la nostra al mondiale, forse con qualche altro giovane innesto. Noi abbiamo affrontato questo girone con tante assenze e quindi adesso dagli ottavi contiamo di esserci tutti, ce la giochiamo tranquillamente, alla fine lo scopo principale è divertirsi. Anche perché il Sudafrica del presidente Fontana nasce proprio con l'obiettivo di distruggere il campionato, quindi dobbiamo cominciare a ripagare i suoi sacrifici. Diciamo che puntiamo alla Coppa. Ok, grazie, allora alla prossima partita del Sudafrica. Presidente Fontana, prima della partita avevi dubbi sulla liceità della partita che si giocava nel secondo campo. Non è successo niente di strano, siete passati anche con una sconfitta, alla fine con un gran gol di Caponera, però nonostante le assenze ci incominciamo ad impegnare a fare una squadra un po' più seria per le prossime seria, partite. I big tornano, era ora. Alla prossima giochiamo tutti, dice Ambrifi, voglio vedere. Va bene, allora speriamo di prendere la Corea del signor Paolo con la Franceschi che me sta schiatati, che me sta schiatati, che me sta schiatati, che me sta schiatati. Siamo con Fernando Iaris Cellitti dopo lo scontro fortuito tra auto accaduto recentemente, oggi in grandissima forma, una vittoria che porta l'aereo a 9 punti, prima del girone, senza indugi, senza niente, insomma, faccio un commento sul torneo. Vabbè, fortunatamente è andata bene, gli obiettivi della società sono stati mantenuti, volevano 3 vittorie. Adesso passiamo al turno e speriamo di continuare così fino alla fine. Abbiamo fatto contento Bruno oggi. Sì, sì. Purtroppo non è venuto perché era malato. Il migliore in campo della tua partita? Lucio Caponero. Sempre Lucio, capo cannoniere. È 43 anni ma non lo batte nessuno. Può giocare fino a 60 anni. L'importante è se li lasciamo per i quarti, semifinale e finale. Gli ottavi li hai già vinti? Gli ottavi sono vinti a tavolino. Ah, ho capito. Vabbè, gli ottavi prendi... No, ho saputo che non si presentano proprio, dice. Ah. Non lo so. No, dai, a parte ogni scherzo, gli ottavi è una partita importante, non dobbiamo sottovalutarla.
io ce la metterò tutta. Senti, un complimento per mister Marco? Mister Marco stasera purtroppo si è sentita la mancanza visto che era fuori, ha detto qualche parolina di troppo nella partita precedente. Vediamo se può aggiungere qualcosa. Marco, durante la partita ti ho chiesto se eri teso per la qualificazione, invece alla fine siamo andati bene. Siamo andati bene, secondi. Mi dicevi che i tuoi ragazzi perdevano in quanto ti ho visto io e perdevano proprio per merito degli avversari. Merito degli avversari, l'Argentina è stata una bella squadra, è stata tosta, dura anche per noi. Poi la squadra ha avuto un momento di reazione, tre pari, poi purtroppo su una punizione abbiamo preso il quarto gol. Quindi obiettivo la vittoria agli ottavi contro l'Eire per continuare a sognare nel mondiale? Sì. Ci diamo appuntamento a lunedì per superare gli ottavi per andare ai quarti. Ok, quindi sempre? Sempre forza e fusione. Grazie allora. Siamo con Mirko Tempesta, giocatore dell'Argentina qualificato agli ottavi. Oggi un bel risultato, una bella vittoria contro la Grecia prima in classifica. Qualche commento per il proseguo del torneo? Pensiamo di arrivare parecchio in fondo. Gli obiettivi di questa Argentina oggi senza mister Cioccone? Sicuramente superare il prossimo turno, che sarà bello duro, penso. Voi prendete il Sudafrica di Santo Padre e di Fontana, conoscete quasi tutti i giocatori avversari. Più o meno sì. Ve la giocate questa partita fino all'ultimo da qua alla minuto. Fine ogni partita è una finale. Ok, allora aspettiamo il gol di Tempesta decisivo per la qualificazione ai quarti. Alla prossima partita. Ok, grazie. Grazie per il premio migliore in campo. Io ho cercato di dare il massimo a questa Nigeria che purtroppo per la terza volta consecutiva è in vantaggio al primo tempo, il secondo tempo poi non si sa cosa ci prende e subiamo il bombardamento delle squadre avversarie. È chiaro che se gli altri vanno a 1000 e noi andiamo a 100, poi i risultati sono quelli che sono. Gli altri escono alla lunga, invece voi andate tutto a corto. Dobbiamo cambiare rapporti. Senti un attimo. Dimmi tutto. Questa Nigeria che ha già fatto la richiesta di iscrizione al girone delle terze, nel caso in cui la terza di questo girone non voglia partecipare, provate a vincere almeno una cena. Ma noi ci proviamo, io spero di continuare, anche perché il terzo premio migliore in campo voglio continuare, me lo voglio giocare fino alla fine. Confido negli organizzatori che ci possano dare questa ulteriore possibilità e speriamo, dai. Passiamo al presidente, dirigente, allenatore, giocatore, giocatore. Sciocchettone. Non sono entrato. Oggi nemmeno un minuto. No. E infatti si era visto che la squadra fino all'ultimo vinceva, poi si è lasciata riprendere alla fine sotto le pressioni della squadra avversaria. Sì, come ha detto il migliore in campo, partiamo sempre bene il primo tempo. E dopo ci bombardano, non si sa come, siamo 2-0. Oggi avete fatto vedere per la prima volta la squadra al completo, forse con tutti quanti dall'inizio c'avete qualche chance in più. Mancavano comunque due. Altri due ancora. Sì, diciamo che la squadra con un attaccante di ruolo poteva fare grandi cose, quantomeno giocarsela fino alla fine, provare a segnare un po' di più, però non abbiamo attaccanti di ruolo in squadra, questo è andato di fatto e poi i risultati si vedono sotto porta perché poi... Quando il pallone non entra, il portiere le para, ma i giocatori non la mettono dentro. Aspiriamo comunque a fair play, che siamo comunque a 22 su 3 partite, non è male come media. Ma c'è, scusi, un girone delle terze? Un girone delle terze. Ce l'ha vinto da loro. Siamo con Peppe Snaus, simbolo del parcheggio del T2, uno dei nostri più assidui frequentatori. Faccio un commento sul torneo. Niente, questo torneo è molto speciale, ci sono molte squadre in campo dotate. La mia preferita è il Sudafrica. Quindi pensi che il Sudafrica vincerà la finale? Certo, nettamente... sarà nelle finalisti. Senti, invece un commento per Paolo Ferrazzoli, detto anche Ciccio Ferrazzoli, Trivella. Il Trivella in campo è molto audace. È audace. E va bene, allora ti ringrazio e ci vediamo qui per seguire ancora il mondiale. Certamente, certamente, per questi canali. Grazie, grazie. Prego, prego.